Bene, ragazzi, che c'è? Questa sera vi vedo un po' giù. C'è qualcosa che non va? Rita, Rita, quelli grandi sai ci prendono in giro e noi Rita non sappiamo discutere con loro di serpe di sce. Perché ragazzi, ma di che ci si accusa? Cosa c'è che disapprovano ora? E chi è che se la prende con noi? Vorrei capire bene chi ce l'ha con noi. Tu? Nonno. Nonno? Nonna. Nonna? Zia. Zia? Mamma e papà. Ma ditemi il motivo, ce l'hanno con voi, ma perché? Perché? Perché per loro siamo mezzi matti e quindi ci chiamano così, deficienti dello ye ye. Abbiamo la psiche disordine, dicono loro. Il Zepp è soltanto un attacco di pura follia. Le nostre canzoni le trovano roba da neuro. Converti che vincono il festival dell'idiozia. Ma certo, ragazzi, pensiamoci un po'. Le loro canzoni non erano così. Erano canzoni più belle quelle là, col testo più impegnato e degno d'educar l'umanità. Ma faccio un esempio. Birimbo birambo, birimbo birambo, birimbo birambo la notte vi, birimbo birambo mi piaci così. Che versi sublimi, che gran umiltà. Esempi questi qua, ma Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Sopra le scarpe porta le calze e sopra il gilet la camicia. È un personaggio che dà il messaggio e come luce ne di nobile grande eroe. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Cominciò a saltar, cominciò a ballar, fece un capitombolo. Picco, sei dolce come un fico, più vero amico di te non c'è. E quell'altro bellissimo poema di quella dama nata por lì. Voi non la conoscete agli occhi belli. Chi? Eulalia Torricelli da por lì. Voi non la conoscete a Tre Castelli. Eulalia Torricelli da Forlì. Un castello per mangiare, un castello per dormire, un castello per amare, per amare De Rossi Giosuè. Poi l'interesse per la zoologia. Sì, ha dato vita a nobili. Perché sei morto, pane e vin non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Maramau, Maramau, pallemice in coro. Maramau, Maramau, miau, 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 miau. E nel quadro culturale della fauna subpolare non si può dimenticare dell'eclettico pinguin. Quatto, quatto, quatto del pinguino innamorato, col colletto duro e con il petto inamidato, va passeggiando per i parchi con un'aria molto chic, dondolando mollemente il frac. Poi nella notte solo un tic sopra il pac ha fatto crac, si è sparato un bel pinguino in frac. Sono pezzi d'accademia, con concetti un po' engagé, tutte cose d'alta classe, come fu Birie, 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 io un po' Birie, che felicità, oh Biri, io perché non so. Ma c'è un magico però che fa ricordare il sasso. Cos'è? Un sassolino. Di chi? Di Natalina. Ho un sassolino nella scarpa. Ai! Che mi fa tanto tanto
fatto male. Ehi! Batto il piede in su, lo batto in giù. Giro, mi rigiro, sembro Belzebù. Opere di intellettuali. Ai! Vere canzoni culturali. Ai! Ora voi mamma e voi papà, ecco dei gioielli di quei tempi là. Qui nel cuor, qui nel cuor, c'è l'amor, c'è l'amor. Qui nel sé, qui nel sé, c'è il mio bene fatto ben. L'amore è un pizzico che pizzica il mio cuore, sarà forse la paprika che pizzica nel cuore. Canta quel movimento che ti piace tanto e che fa du 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 du. Operetta sdegnosa del Mississippi, non far la ritrosa e baciami qui. Il re del Portogallo vuole a parla la samba, ma noi che siamo in gamba balliamo ancor di più. Lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. E tu sei piccolina, e tu sei piccolina. E dopo ste canzoni da colti, 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 ai nostri genitori dobbiamo dichiarare: baba ci baba ci baba, questa è l'ora di fare la nanna. Ci baba ci baba ci baba, ma lasciateci in pace cantare. Yeah, yeah. Ai, yeah, yeah. Ai, 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 ai,